Salve a tutti amici interessanti, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Mr. Electric. Ed oggi ragazzi, eccoci qui nella nona parte di Pokémon Violetto. Nella scorsa parte ragazzi, abbiamo come prima cosa, subito proprio, abbiamo sconfitto Kissara, la seconda, diciamo così, capopalestra della regione di Paldea. Dopodiché ragazzi, abbiamo lasciato Leudapoli per dirigerci nuovamente a Mesapoli, in particolar modo nell'Accademia Uva, per scoprire qualche segreto in più della regione di Paldea. In questa parte il nostro obiettivo primario è quello di dirigerci nella prossima città, per poi arrivare a battere, forse, spero di riuscirci, il prossimo Pokémon dominante. Allora ragazzi, off camera non ho fatto niente perché sto registrando appunto tutto di fila, e come vi dicevo vorrei appunto andare a sfidare lui, ovvero il dominante acciaio, che ragazzi implica l'esplorazione di questa zona che sembra essere veramente molto vasta. Prima di tutto ragazzi, dobbiamo dirigerci qui a Picadia Orientale, perché è una città che dobbiamo esplorare e secondo me è una città tipo creata nel deserto, un po' come praticamente una sorta di avamposto, va. Ovviamente ragazzi, se nel frattempo troviamo qualche Pokémon nuovo che non abbiamo, dobbiamo per forza catturare, lo faremo volentieri. Allora, direi di quindi uscire da questo ponte. Oh, Gimmigull, salve. Ah, ma quindi Gimmigull possono ricomparire nei posti dove già abbiamo interagito con loro? Vabbè, ok, buona sapersi. Andiamo all'esplorazione di questa zona. E ragazzi, a proposito, una cosa che appunto volevo fare nella scorsa parte era far evolvere praticamente Pomo. Però Pomo si evolve in un modo un po' particolare, ovvero praticamente deve fare 1000 passi con noi. Cioè essenzialmente lo dobbiamo portare in giro in questa maniera. E nella scorsa parte non l'ho più fatto perché alla fine quello che abbiamo fatto era andare praticamente a Mesapoli, e quindi di conseguenza non ha potuto camminare da nessuna parte. Deve farne 1000 e poi all'improvviso appunto si evolve. Volevo farlo evolvere ragazzi perché comunque è un nuovo Pokémon, non lo conosciamo. Io so solamente il nome perché ovviamente dovevo informarmi per come si evolveva. Cosa brutta di sto gioco è questa, che i Pokémon non riescono a seguirti, sono troppo lenti. E io non ho capito perché non la vogliono aggiustare sta cosa. Quindi di conseguenza sono costretto ad andare piano per farlo evolvere. Non ho capito perché non decidono di modificare il codice per poter aumentare la loro velocità. Ragazzi, qui abbiamo proprio uno degli ultimi Pokémon che abbiamo visto. E ragazzi, il Pokémon in questione è Graveyard. Non è che si è visto tantissimo, lo so, però è Graveyard, ragazzi. Eccolo qua, Graveyard teratipo elettro. Perché mi confondo sempre, devo mandare un Acrostack. Vabbè. E ragazzi, catturiamolo perché nuovo non l'abbiamo. Allora, catturiamolo. E ragazzi, Graveyard è davvero un Pokémon carinissimo. Cioè, sto cane spettrale che si trova sottoterra e lascia praticamente in superficie solamente la candela che tiene in testa. Ed eccolo qua, Graveyard, Pokémon cantasma di tipo spettro. Soffre la solitudine e si affeziona facilmente. Se qualcuno gli rivolge anche la più piccola attenzione, inizia a seguirlo ovunque vada. E ragazzi, io lo vorrei aggiungere in squadra, perché comunque è un bel Pokémon e vorrei farlo evolvere, magari al posto di Toadskull, dai. E ragazzi, addirittura io volevo averlo nel team, perché è un bellissimo Pokémon, mi piace veramente tanto. So che ha un'evoluzione, non so se ne ha due, mi ispira veramente tanto, è un Pokémon molto particolare. Solo che però ragazzi, non terrò questo Graveyard perché a livello 12 ci metterei veramente un casino di tempo a livellarlo. Noi per ora lo teniamo in squadra. Però ragazzi, non so se tenere proprio lui come Graveyard, perché ha un teratipo elettro che nel nostro team non è che serva, perché comunque abbiamo tranquillamente Pomo che ha il teratipo elettro e vorrei avere appunto il teratipo spettro. Però comunque lo inseriamo nel team come membro ufficiale perché lo voglio, punto e basta. Però vi dico che probabilmente devierò in un altro Graveyard, e quindi sì, date il benvenuto al terzo membro del team, quello ufficiale. Però dobbiamo un attimo aspettare e trovarne uno magari migliore. Però a quanto pare io non posso arrivare dall'altra parte, mi sa. No, mi sa che dobbiamo andare di qua per forza. Pensavo che questa fosse una sorta di strada e potevamo attraversare per andare direttamente a Picadia. No, quindi dobbiamo praticamente ritornare a Leudapoli e farci tutta la via a ritroso. Nel frattempo quindi trovare il dominante. Quindi dobbiamo andare di qui, sperando, ripeto, che il fatto che deve fare 1000 passi non siano continui, perché significa che dobbiamo stare ogni volta punto e da capo. Cioè ragazzi, dai, è proprio lento. Questo Pokémon già l'abbiamo visto ragazzi, ed è proprio Bramblin, e direi di catturarlo perché non lo abbiamo. È un rovo, o meglio è ispirato ad una delle palle di fieno che si vede insomma nel Far West rotolare da un punto in alto del
Io quando lo schermo, non è che mi piaccia tanto. Anzi, mi fa proprio schifo. E so che l'evoluzione non cambia di un cazzo. Tipo erba spettro. Spinto dal vento, rotola per distese brulle senza sapere dove andrà a finire. Detesta bagnarsi. Effettivamente mancava un Pokémon così. Vieni fuori, Pomo, vieni fuori, dai. Andiamo a evolverci, dai. Però qui si sale ancora. E direi di andare per il semplice fatto che potrebbero esserci nuovi Pokémon. Esatto, come ad esempio Meow, Diglett, Kyufant e Carcol. Olè, perfetto. Catturato Kyufant. Ho appena scoperto che si resetta il conto dei passi. Quindi dovevo tenerlo con noi per 1000 passi di fila, sperando che non rientri nella Pokéball. Che cagata questa, eh. Carcol, un altro Pokémon orribile. Preso anche Carcol. Vieni qua, Meow. Preso anche Meow. Ok, lì vedo dei Gastly. Lì vedo un Gimmigull. Lì sta un Gimmigull. Sì, lo fai con questa velocità a seguirmi? Ok, andando così riesce a seguirmi. Va bene. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Vabbè. Pepe, ma proprio mo, che cazzo. Ehi, Mr. Electric, il dominante del sottosuolo dovrebbe essere da qualche parte in questa miniera. Dicono che sia mastodontico e di una lunghezza spaventosa. Però se fosse così lo vedremmo subito. Dove si sarà nascosto e come fa a non farsi vedere? Magari è velocissimo. Se così fosse potresti inseguirlo in groppa al tuo Pokémon, no? Sì, ma non mo. Ma non Voltorb. Vabbè, ci troviamo, lo catturiamo. Scherzavo, non lo catturiamo più. Grevard vuole imparare fossa, certo. Allora, direi di andare nella direzione opposta, in realtà, rispetto a dove dobbiamo andare. Perché così magari non ci sono eventi che ci bloccano i nostri 1000 passi da fare con Pomo. Queste sono appunto sì delle impalcature per una specifica costruzione, praticamente. Caramella esperienza, ottimo. Un ride, sì, ma io credo che posso scendere. Sì, possiamo scendere, ok. Lì ho visto anche un Gimmigull, eh. Intanto sta cosa dei 1000 passi è sì carina, ma non ha senso che poi si resettino, eh. Cioè, che sta accumulando qualcosa, tipo energia. Ah, è vero che Pomo poi ci può raccogliere anche gli oggetti. Bravo, Pomo. Interagiamo con Gimmigull, sperando che non rientri nella Pokéball. Ok, risaliamo. Ha uno sfiancamento, ve lo giuro, però. Andiamo, andiamo, andiamo. Pomo, dove sei? Vieni, andiamo. Non mi raccomando, non rallentarti, che già sei lento. Vai, raccogli questo strumento, Pomo. Lì sopra, sì, saliamoci, tanto. Stiamo solamente camminando ora. Vai avanti, che forse è meglio, dai. Altri strumenti, un'altra polpostella. Tanto sta zona mi ricorda una zona in che abbiamo visto già in Legenda Arceus. Sì, di cobra, addirittura. Dobbiamo capire anche la misura di questi 1000 passi, eh. Oh, fatti i cazzi tuoi, Voltorb. Si è autodistrutto. Vabbè, bravo Voltorb. Oh, c'è anche Flamigo qua. Però qua mi sembra un posto per Gimmigull. Oh, lì c'è un MT. Breccia. Breccia non è male. Magari potremmo veramente insegnarla a Pomo. Ok, intanto Velox Ball. Maquita, Growlithe, Dugtrio, Roricoli. Un sacco di Pokémon. Vabbè, alcuni di questi già li abbiamo però. Forse quella, ragazzi, è Picadia, mi sa, eh. Perché è nel deserto ed è l'unica città che vedo. Oddio, ma chi è? Oddio, un nuovo Pokémon questo. Ma che cazzo? Volete vedere che è la pre-evoluzione di Revavroom? Perché vedo delle ruote e dovrebbe essere una sorta di prototipo del motore. Cazzo, però... No, dai, no. Dobbiamo far evolvere Pomo. Eventualmente poi sappiamo dove si trova, lo catturiamo dopo. Entriamo nella grotta, dai. Yangus. Salandit. Madonna, da quant'è che non lo vedevo Salandit? Yangus di merda, se mi è resettato di picchio. Madonna, lucissima fuori. È notte ora. Non c'è un modo per vedere a quanti passi sta, sto qua. No, è entrato. È entrato. Perché? Perché non poteva scendere. Vabbè, allo sto punto facciamo una cosa. Andiamo a catturare quel nuovo Pokémon che abbiamo visto. Sperando ci sia ancora, eh. Che sennò bestemmio. Almeno un contentino lo voglio. Vabbè, allora devo bestemmiare, ho capito. Porca. Dove sei? Dove sei, motorino? Dove sei? Che fastidio sta cosa, ragazzi. È una cosa odiosissima. Vieni qua, vieni qua. Ricominciamo. Non voglio incontrare nemmeno un Pokémon. Perché probabilmente si resetta anche con i Pokémon. Madonna, però qua sta zona è enorme. Secondo me abbiamo trovato il posto peggiore per far evolvere Pomo, eh. Là intanto vediamo la montagna innevata. Stiamo praticamente andando a esplorare questa zona. Siamo vicinissimi però al dominante. Dobbiamo fare attenzione che qua se lo incontriamo bestemmio, eh. Magari scendiamo di qua. Qui c'è una grotta intanto. Magari la grotta è più lineare, eh. Vieni. Ma che è una scopa? Oh mio Dio. Ma che cazzo è? È un Pikmin? Va bene. Non mi faccio domande, ma lo catturiamo dopo. Sono sicuro che sarà lì. E intanto c'è un Sableye. Un Bagon spawnato all'improvviso. È ritornato nella Pokéball. Pum, porca madonna. Niente, basta, mi sono rotto le palle. Lo faccio off camera, ragazzi. Lo faccio off camera e poi riprendo la parte nel momento in cui si sta evolvendo. Comunque, vediamo questo nuovo Pokémon che non conosco e non lo so che cacchio è. Glimmet. Ok, ma è un bocciolo? Non ho capito che è sta cosa. Glimmet. Forse è Glimmer. Mantossina. Tipo veleno. Tipo veleno, sì. Ah, particolarissimo come Pokémon. Strano proprio come Pokémon. Vabbè, catturiamolo. Carino. Cioè, carino. Strano.
strano veramente come Pokémon. Roccia veleno, bello, roccia veleno. Mi sa che non esiste un tipo roccia veleno. I suoi cristalli di veleno sembrano in tutto e per tutto dei petali. Per proteggersi sparge polvere tossica come se fosse polline. Molto particolare. Sì, lo aggiungiamo alla squadra. Mi spiace Tandemaus, ma è più intrigante lui, Glimmet. Roccia veleno, non penso esista un roccia veleno, ragazzi. Non penso proprio. Qui c'è un Bagon buggato nel muro, vabbè, tutto normale. Dato l'avevo catturato a livello 26 e non è per niente male come livello, eh. Vabbè, vediamo un attimo allora a sto punto se ha evoluzioni. Ok, mi sembra strano, ragazzi. Secondo me c'ha ancora un'altra evoluzione. No, no, c'ha solo un'evoluzione. E poi il 310 è Rotom, quindi sì. Ok, ok, teniamocelo. Magari lo facciamo pure evolvere. Potrebbe appunto veramente derivare da Glimmer, che se non sbaglio dovrebbe essere tipo Barlume, Spiraglio, qualcosa del genere. Oh, eccolo qua, vieni qua. Eh sì, ragazzi, è la pre-evoluzione di Levavroom, per forza. E si chiama Varum. Ok, sì, è praticamente quello. Strano, non dico brutto, però non è che mi piaccia tanto. Livello 28 però, livello 28. È Varum, Revavroom. Questo invece è Varum. Potrebbe derivare da Vroom, rombo del motore che fa Vroom praticamente. Non è molto efficace il tipo roccia. E a questo punto devo pensare che forse è di tipo acciaio. Un nuovo Pokémon tipo acciaio, fino a mo' non l'avevamo visto. Olè, perfetto, preso Varum. Acciaio veleno. Pure acciaio veleno è il primo Pokémon con questo typing. Il suo corpo è la parte d'acciaio, si attacca alle rocce per trasformare la materia di cui sono composte nell'energia che usa per muoversi. Ah, quindi sono rocce quelle, non ci avevo fatto caso. Comunque è un Pokémon monocilindro, va bene. Effettivamente sì, si attacca alle rocce. Vabbè, a questo punto, scusa, non era meglio acciaio roccia? No, ci sarà un motivo, ci sarà un motivo. Pokémon particolare anche lui. E ragazzi, allora a questo punto, essendo che è abortita la missione per poter far evolvere Pomo per ora, direi di dirigerci direttamente verso il Pokémon dominante. E poiché è d'acciaio, è utile che mettiamo in squadra Sharkade. E direi di metterlo magari al posto di Glimmet, perché è quello che meno ci può dare una mano. Ok ragazzi, siamo praticamente iper mega vicini. Sta qui, bene. E se non sbaglio è detto Pepe che si trova in questa grotta. Ok, quindi va bene, destinazione raggiunta. E ok, mi sa che è lui, ragazzi. Ok, che cazzo è, un verme? Sì, dovrebbe essere una sorta di verme. Ok. Ok, salve. Ok, no, mi sa che scappa. Mi sa che scappa, però scompare. Ah, no, è andato di là. Ha detto di rincorrerlo con Miraidon. E infatti sì, eccolo. Oh, carino, oh carino. Oddio, un verme mille piedi. Che? Vovrum, pure tu Vroom. Earthworm, il dominante del sottosuolo. Ma che carino. Che bello che è. Allora, mi ricorda, ragazzi, un verme mille piedi. E mi ricorda, mi dà un vibe di una sorta di treno. Probabilmente sarà dato dal fatto che da dove ha cacciato le braccia, che poi le ha riposte dentro, mi sembrano le finestre del treno, appunto. Molto carino, ragazzi. Mi piace tanto. Non me lo aspettavo. Allora, direi prima di tutto di usare la terra cristallina e di aiutarci con turbo fuoco, in modo tale da appunto fargli danno consecutivo nel tempo. Aia, ma io non ho capito, è dal suolo che sta uscendo o dalla roccia di fronte? Turbo fuoco, gli facciamo un po' di danno. Un bel po' di danno, d'altronde. Vabbè, sicuramente ci avrà una seconda fase. Allora, usiamo braciere. Cazzo, abbiamo un Acrostack. Dai, dai, mangia terra. Giustamente, è nel sottosuolo, la terra non gli fa un cazzo. Bello però. Facciamo così, revitalizziamo Sharkade. Però sapete che forse pure Sberletese gli può fare tanto. Comunque gli fa un po', gli fa un po'. Dai, un altro Sberletese? No, vabbè. Dai, dai. Sì, c'è un'altra fase, raga. Sì, vedete, si è fermata la vita. C'è un'altra fase. Sì, proprio ora però dovevi attaccare con 5 colpi. Che cazzo. Entra nella roccia, ha distrutto la roccia, si è fatto una galleria e sta entrando. Un po' come un verme, non mi ricordo quando è che l'abbiamo avuto. Ovviamente mo entriamo nella grotta e sicuramente diventerà più potente perché mo si mangia la spezia. Ok, mi sono curato un po' la squadra. Entriamo nella grotta quindi, di dove si trova Earthworm. Minchia, però ha scavato. Eccolo, eccolo di nuovo. Ah, la zona che abbiamo visto prima. La zona quella là immensa che eravamo lì su praticamente. Ovviamente lo rincorriamo e sono sicuro che ora scappa di nuovo. Ok, perfetto. Ancora un altro buco fai. Giustamente devi andare alla ricerca della spezia. L'Earthworm dominante si è messo a mangiare qualcosa. Infatti. Eccolo Pepe. Mist Electric, sei riuscito a stanare il Pokémon dominante? Quello è il dominante del sottosuolo. È lunghissimo. Ma dai, sembra pieno di energie grazie alle sostanze nutritive della spezia. Mist Electric, dobbiamo unire le forze. Oh, intanto lui si trova sempre sul fatto, si trova. Vabbè. Ok. Allora, abbiamo visto la spezia amara,
perché se l'è pappata Cloth, Toad School, ok, sì, gli è super efficace. Non so questa che spezia è. Intanto però il Terra Crystal ce l'abbiamo e lo sfruttiamo. Anche se l'avversario è grande e grosso, io e Toad School lo faremo arrosto. Proprio con Toad School non penso che fai arrosto niente. Magari lo faccio io arrosto. Comunque ragazzi, Earthworm non mi dispiace affatto. Grande Sharkade, eviti l'attacco. Turbo Fuoco quanto gli fa? Gli farà molto di meno ragazzi rispetto a prima. E invece no, gli fa abbastanza. Gli fa abbastanza veramente. Stridio, bene, bravissimo. Vai di supporta che gli diminuisce la difesa. Devo capire dove si trova lui direttamente. Poi non so se ha una pre-evoluzione, però penso di sì, penso di sì. Braciere, madonna. Cioè mi sembra più semplice lui che Cloth in realtà, eh. Ok, vai, vai con braciere. Aia, no, non mi attaccare. Ok, vabbè, l'ha fatto sul Toadschool però. No, bastardo, lo volevo uccidere io. Vabbè, abbiamo sconfitto Earthworm, il secondo dominante. Molto particolare come Pokémon, mi piace tanto. Bellino, è bellino proprio, bellino proprio. Tantissimi bei punti esperienza. Perfetto così. Si sta evolvendo Fido totalmente in maniera inaspettata. Ok, vediamo un po' anche l'evoluzione di Fido, sperando che non sia strana. Carino, è praticamente una brioche più cotta. In Duxbun, mi ricorda Bugs Bunny, ok. Dovrebbe derivare da Duck, penso sia un qualcosa di tedesco ragazzi, quindi non saprei veramente dove mettere mano. E Bun è tipo un altro modo per intendere, diciamo, il pane, il panino, ecco, una brioche. Ok, rimani folletto. Pokémon cane, la superficie della sua pelle ha la proprietà di indurirsi se esposta ad alte temperature. Il suo corpo emana una fragranza deliziosa. Ok, bello bello, ok, va bene. Magari off camera vedo un po' da che potrebbe derivare su internet e ve lo faccio sapere. Ma dai, ce l'hai fatta Mr. Electric, ottimo lavoro. Comunque non mi aspettavo che il Pokémon dominante avesse quella faccina, che ridere. Osi prendere in giro Earthworm, ti picchio. La spezia nascosta che ha mangiato dovrebbe essere qui dentro, setacciamo il posto prima che ritorni. Se come la volta scorsa, allora forse anche adesso. Pepe, 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 pepe. Pepe, pepe, pepe. Ma dai, lo sapevo. Eccola. È una spezia dolce, forse? C'è davvero, è una spezia, non c'è dubbio. Salata, forse perché il sale. Salata. Sì, era bianca, ricordava il sale. Spezia nascosta, salata. Va bene. Sì, e vai. Grazie, Mr. Electric, è tutto merito tuo. Allora, vediamo che dice il libro. La spezia nascosta, salata, allevia il dolore e il formicolio alle mani e ai piedi. Pare che sia efficace anche contro la debolezza muscolare. Devo preparare un panino per fargli mangiare anche un po' di questa. Fare mangiare a chi? Ok, Mr. Electric, è ora di mettere qualcosa sotto i denti. Aspetta che preparo subito uno spuntino. Molto sus. Oh, un po' di questo, un po' di quello. Watta, ya. Ecco una delle mie specialità. Capriccio di spezie in panino farcito. E per dimostrarti quanto ci sono grato, ecco anche la medaglia dominante. Ok, dominante del sottosuolo sconfitto. Ok, il sentiero leggendario. Mi sono appena ora accorto che ogni medaglia c'ha il simbolino del tipo specifico di quel allenatore barra o Pokémon dominante che abbiamo sconfitto. E ovviamente appare Miraidon che vuole il panino e noi glielo diamo. Ci risiamo? Ovvio che ti do il panino. Ovvio Miraidon mio. Certo che glielo do il panino. Tienitelo, tienitelo. Non lo vuole? Sì. Cos'è, un modo per ringraziare? Ho fatto bene a prepararne uno in più. Ah, stavolta è partito preparato. L'ho fatto per te, visto che ti sei fatto in quattro per darmi una mano. Non ho pensato minimamente anche a Miraidon. Per niente, chiaro? Sotto sotto c'è un debole per Miraidon, dai, ho capito. Chomp chomp. Sblocchi qualcosa? Sì. Cavalcatura balzo? Lo sapevo, le spezie nascoste hanno un effetto pazzesco. E meno male, altrimenti sai che perdi di tempo. Ti mangi anche l'altro parino, Miraidon? Dimmi di sì. Ti prego, fallo. Ti prego, fallo. Qua? Ah? Non toccare! Non è per te! Pepe? Pepe? Qua? Pepe? Ah, scusa se ho usato la voce. Ok, Mr. Electric, credo di doverti qualche spiegazione. Ci siamo? Ci siamo? Vieni fuori. Chi cazzo è? Ma un cane? Mabostiff! Il mio fido compagno. Mabostiff. Sembra vecchio. Ma quali sono occhi? Credo siano quelli piccolini gli occhi, non la parte bianca. No, spero di no. Ma è un cane cinghiale, non ho capito. Sembra un cane. Tieni, è un panino che ti rimetterà in forze. Ah, ecco qua, mi raccomando, fai con calma. No, mangialo piano piano, morsetto per volta. No, è un cane che non c'è. Che cosa bellino. Cioè, praticamente il suo fido compagno che probabilmente non... si è ferito molto gravemente. Che bello. E da allora è sempre stato male. Non potevi usare delle pozioni, effettivamente. Nelle pozioni, nei centri Pokémon sono riuscito a guarirlo. No. Mabostiff è tutto quello che ho. Gli ho detto che l'avrei guarito a tutti i costi. Ho fatto ricerche su ricerche e provato tutte le terapie che ho trovato. Niente ha avuto effetto. Era tanto così da rinunciare, ma poi ho scoperto l'esistenza delle spezie nascoste. E quel libro? L'ho trovato nel laboratorio di mio papà. Le spezie nascoste. Nell'area zero scoprimo delle piante straordinarie.
straordinarie che se mangiate li mettevano subito in forze. Le chiamammo spezie nascoste. Le portammo in ogni luogo di Paldea e cercammo di coltivarle. Tuttavia, dei Pokémon divorano le piantine, ingrandendosi al punto che li abbiamo chiamati Pokémon dominanti. È un libro sul paranormale pieno di storie assurde e altra roba a cui nessuno crede. Ma io penso che siano vere. C'è scritto che se si mangiano tutte e cinque le spezie nascoste, si guarisce da ogni ferita o malattia. E in effetti le zampe di Mabostiff, che erano gelide, sono diventate un po' più calde quando lui ha mangiato la spezia dell'altra volta. Ah, hai già finito di mangiare? Che bellino. Oh, oh. Che bello. Cosa? Mabostiff, non dirmi che ci vedi. Sì, evviva. Per tutto questo tempo non riuscivi neanche ad aprire gli occhi. Non sai quanto ero preoccupato. Meno male, sono così contento. Ah, quindi era questo quello che effettivamente Pepe teneva nascosto quando incontrammo il primo Pokémon dominante. Sta piangendo, che bellino. Ha gli occhietti così piccolini che non si capisce neanche quando sono aperti. Bella, ragazzi, bellissima sta scena. Queste spezie sono un portento, lo sapevo che avrebbe funzionato. Riporterò in forze Mabostiff a tutti i costi e lo farò tornare come era prima. E insomma, adesso sai tutta la storia. Mancano ancora tre spezie. Diamoci da fare. Bello. Bello davvero. Non me l'aspettavo per niente. Pensavo Gabi fosse qualcosa di più losco, di più sospetto. Turum, sei tu? Hello, Mr. Electric. Sono Turum. Miracle sembra aver recuperato un altro potere originario. Quando si ingroppa al Pokémon, prova a premere il pulsante B. Dovrebbe saltare più in alto. Oh, bello. Adesso puoi tenere premuto il pulsante B per saltare ancora più in alto al groppo del tuo Pokémon. Per fare salti più piccoli, invece, puoi premere il pulsante B brevemente. Ok. Continua a prenderti cura di Miracle. Ok ragazzi, intanto abbiamo visto un nuovo Pokémon, Mabostiff. Proviamo un attimo sta cosa. Cioè io salto breve così, fa il saltino così. Invece se tengo premuto, sì, fa un saltone. Molto comoda in realtà come cosa, eh. Oh, oh, ma è qui Arturm, è buggato. No, è semplicemente buggato. Spero che non sia il bug del dominante, eh. Vabbè, andiamo avanti. Oh, però sta lì, dai. Questo dimmi, dai, vieni qua. Earthworm. Molto piccolino. Olè, preso Earthworm. L'ho catturato con l'Ultra Ball, ragazzi, perché non voleva entrare. Ok, sì, acciaio puro. Vive in zone sabbiose dal clima secco. Si nutre del ferro contenuto nel terreno per sostentare il suo corpo metallico. Ragazzi, Earthworm, pensandoci, potrebbe effettivamente derivare o da verme dell'orto, perché ort comunque significa orto, oppure da Earthworm, che sarebbe verme della terra, più boh. Comunque è molto carino come Pokémon, eh. Vediamo un po' se ha evoluzioni, cioè ha pre-evoluzioni o qualcosa del genere. Non ha né pre-evoluzioni né evoluzioni, ragazzi. L'abbiamo visto subito. Perché comunque, ragazzi, il 295 è Cyclizar, mentre il 297, che è quello subito dopo, è Sableye. Quindi no, è un Pokémon unico. Allora, direi di fare una cosa. Direi di terminare la parte qua, perché comunque abbiamo fatto un bel po' di roba, incontrato tanti nuovi Pokémon, fatto evolvere appunto altri. Facciamo direttamente che nella prossima parte finiamo di esplorare la zona desertica, quindi praticamente questa zona qua, e arriveremo a Picadia. Arrivando a Picadia e... non so se riusciamo a sconfiggere il capo, diciamo così, del tipo veleno. E vedrò, appunto, off camera, di farmi magari rincorrere da Pomi qui, in città, a Leudapoli, in modo tale da ricominciare la parte quando effettivamente si sta evolvendo. Quindi, ragazzi, cosa dire? Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, ragazzi, sapete cosa fare? Lasciate tantissimi pollicini in su, commentate, condividete. Ci vediamo in un prossimo video. Attivate la campanella per i miei aggiornati, appunto, sui feed e video. Seguitemi in community per i miei aggiornati su programmazione. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E così, ragazzi, arrivederci.